seduttiva, molto più seducente. Salutiamo anche Rosy e vediamo quindi come fare a evitare di fare questi 7 errori delle donne in amore. Salutiamo anche Emanuela Moon River, salutiamo anche Emanuela Moon River e salutiamo anche la Nespola, che l'abbiamo già salutata, Alessandra Bianca. Quindi cerchiamo di capire un attimino come le donne possono evitare di fare questi errori, mentre saluto anche Olga. Allora, intanto quali sono? Analizzeremo poi in modo approfondito questi errori. Allora, i 7 errori che fanno le donne sono quello di fingere di non essere interessata analogicamente. Perché il problema è che analogicamente, cioè questo è il problema, tu fingi di essere interessata logicamente ma non sai fingere di essere interessata analogicamente. Quindi devi tenere presente che logicamente puoi anche fingere di non essere interessata, ma analogicamente devi dare degli stimoli, altrimenti non riesci a suscitare niente. Salutiamo anche Margherita e Andrea Giovani. Allora, poi analizzeremo più in profondità il fingere di non essere interessata analogicamente. Questo è un errore comune, ma è uno dei più controproducenti. Quando una donna non dà stimoli analogici, l'uomo interpreta questo emotivamente come un segno di indifferenza o addirittura di rifiuto, sempre emotivo, non logico. Perché quindi la parte emotiva, diciamo, di conseguenza non si aggancia. Quindi, e tra l'altro potrebbe essere meno propenso a fare il primo passo. Cioè tu gli stimoli analogicamente, li devi dare, vecchia malgasciona, perché se non dai degli stimoli, e poi ti dirò quali sono gli stimoli che devi dare se vuoi veramente imparare a coinvolgere, veramente imparare a sedurre, veramente imparare a far innamorare. Questo è un punto molto importante. E salutiamo anche Roberta Black, salutiamo anche Roberta Black. E poi c'è un'altra cosa interessante, un altro errore invece è essere troppo disponibile. Vedremo, può dare l'impressione a un uomo di essere bisognosa o appiccicosa, come una malga cozza, come una cozza, come una patella sullo scoglio. Gli uomini in generale, in linea di principio, trovano attrattiva la sfida. Quindi se una donna è sempre disponibile, prova a fare qualsiasi cosa, pronta a fare qualsiasi cosa, perde interesse. E tu sei una malga cozza, una rompicoglioni. E quindi è evidente che non riuscirai a raggiungere dei risultati. Salutiamo anche Roberta Black, Elena Balocco, Vale, e insomma, e anche Olga Kucherenko, che non so se è russa, sei russa o sei ucraina. Olga, dici se sei russa o sei ucraina. Oh, salutiamo anche il grandissimo Giorgio Cameli, che metterà il link del suo canale. Iscrivetevi al canale del dottor Giorgio Cameli, canale molto interessante e sull'arte terapia. E questo è molto molto importante, imparare a iscriversi a seguire l'arte terapia, per cui seguite il dottor Giorgio Cameli. E poi dobbiamo tenere presente un altro errore, quindi essere troppo disponibile è un errore. Quando una donna è troppo disponibile ha dell'impressione di essere appiccicosa, gli uomini invece trovano attraente la sfida, ma anche flirtare tu con altri uomini. Devono essere altri uomini che flirtano con te. Quando metti gli antagonisti, non devi mai essere tu che vai a flirtare con altri uomini, perché flirtare con altri uomini, certo, potrebbe, non inneschi attrazione, Ucraina. Poi salutiamo anche Daniela e salutiamo anche, iscrivetevi al canale del dottor Giorgio Cameli, che ha messo appena il link, e che è un canale molto interessante, iscrivetevi. Ecco, quindi stavo dicendo, quindi
devi, se tu flirti con altri uomini, tu che vai, che sei interessata ad altri uomini, se tu sei interessata ad altri uomini, è sbagliato, perché è sbagliato, perché se tu vai a flirtare con altri uomini non ottieni nessun risultato. Non ottieni nessun risultato perché innescherai soltanto dei meccanismi di difesa, innescherai soltanto meccanismi di difesa che non ti porteranno da nessuna parte fondamentalmente. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Flirtare con altri uomini, diciamo, è sbagliato. Devono essere altri uomini che le flirtano con te. Quindi se poi flirti con troppi uomini, pensa che sei una di quelle, pensa che sei azzoccolata, pensa che sei ammignottata, e quindi tu inneschi meccanismi di difesa, no? Non devi mai far pensare che sei azzoccolata, perché un uomo non ti vedrà mai come una persona interessante, non ti vedrà mai come una persona di valore, non ti vedrà mai come una persona che merita qualche cosa, ti giudicherà mignottata, ti giudicherà zoccolata, e questo ovviamente non va bene, non va bene. Devi imparare, devono essere, diciamo, gli altri che, diciamo, in qualche modo flirtano con te. Questa piccola differenza è fondamentale, perché se ci sono altri uomini, salutiamo anche Pippoli e salutiamo anche Pink, se ci sono altri uomini che flirtano con te, questo è un discorso, ma se tu flirti con altri uomini è un discorso completamente diverso. D'altra parte poi, se flirtando con altri uomini ti conci, diciamo, come una poco di buono, come una di quelle, ti metti con i prosciuttoni fuori, minigonnata leopardata, è ovvio che, come dire, genere dei meccanismi di difesa. E invece tu devi essere sobria, soprattutto a una certa età, perché, diciamo, esibire le macerie va bene soltanto se sei giovane, fondamentalmente. Se hai una certa età, se hai una certa, diciamo, devi puntare sulla classe, sull'eleganza. Non puoi esibire le macerie a 50 anni, perché, vabbè, anche se sei in forma, però comunque ti autosqualifichi fondamentalmente, no? Invece è molto importante farlo, diciamo, avere classe, no? Eleganza. Ti metti le cineserie, è ovvio che, insomma, viene giudicata, poi dipende, insomma. Poi, diciamo, il quarto punto, ma poi lo approfondiremo una alla volta vi penetrerò direttamente fino in fondo, essere troppo bisognosa è sbagliato. Quando una donna è troppo bisognosa, mette a disagio, fa sentire l'uomo oppresso. Gli uomini apprezzano le donne che sono indipendenti, le donne che hanno una vita propria. È molto importante anche questo. Essere troppo pressante. Quando una donna è troppo pressante, soffoca. Fa sentire l'uomo soffocato, lo fa sentire in trappola. Ti senti come in una trappola per topi. Gli uomini hanno bisogno di tempo, di libertà, di spazio e di decidere. Insomma, devi almeno dargli l'idea che possano decidere. Questo è un altro punto, fondamentale. Ci sono anche uomini che soffocano, certo, Roberta Black, ma noi adesso parliamo delle donne. Ma ovviamente io parlo delle donne, ma mutatis mutandis potrebbero essere anche gli uomini, ovviamente. Le malgascione devono essere eleganti, devono puntare sull'eleganza. Eleganza e classe e raffinatezza sono le cose fondamentali. Abolite, poi fate come volete, ma soprattutto se avete i prosciuttoni di Parma, abolite minigonne leopardate, abolite questi vestiti animalier che sono una cosa oscena. Poi un'altra cosa, essere troppo critica, non fare la criticona. Quando una donna è troppo critica, viene giudicata noiosa, donna noiosa, donna rognosa, non viene giudicata positiva. È importante imparare a essere positivi. Questo è un punto fondamentale. È importante imparare ad essere positivi. E poi è sbagliato anche essere troppo possessiva. Anche essere troppo possessiva fa sentire
l'uomo soffocato, l'uomo controllato, e gli togli la libertà. Quindi è molto importante evitare questo. Ma adesso voglio penetrare, diciamo, penetrare uno a uno tutti questi. Salutiamo anche Gabriella, salutiamo anche, grazie Gabriella, salutiamo anche Crezi, e salutiamo anche Pippoli. E adesso voglio, diciamo, vedere un attimino, uno a uno, insomma, quali sono. Tra l'altro ricordo che questa sera c'è un'intervista interessante alle 21 con una ragazza che ha un'associazione contro il bullismo, quindi può essere utile, diciamo, sarà un'intervista abbastanza breve alle 21 con questa ragazza di questa associazione contro il bullismo, e poi alle 22 ci sarà invece la musica rilassante, quindi ancora piacevoli appuntamenti sul canale. Salutiamo anche Nick. Allora, uso del linguaggio ipnotico alla Milton Erickson, bravo, bravo Giorgio. Quindi vediamo quindi un attimino come penetrarvi una a una queste sette cose. Allora, fingere di non essere interessato logicamente è un errore comune che le donne fanno per paura di essere rifiutate. Però questo comportamento è controproducente, perché tu se fingi di non essere interessata analogicamente, quindi stai bloccata, non crei contatto fisico, non gli dai lo stimolo di cercarti, non gli dai lo stimolo di trovarti, cioè non li vai a scatenare dentro dei turbamenti, delle emozioni, no? E quindi invece le conseguenze di questo sono che intanto l'uomo non ci proverà con te, e quindi tu resterai bloccata su un piano emozionale. Non importa che su un piano logico ci parli, fai, eccetera, perché il piano logico è sulla comunicazione logica. Tu devi imparare a dare degli stimoli, diciamo, emotivi. La musica è rilassante e penetrante, esatto. E quindi è molto importante dare degli stimoli analogici. Come facciamo a dare degli stimoli? Come fanno le donne a dare degli stimoli analogici? Diciamo, intanto guardalo negli occhi, utilizza l'eye contact, guardalo intensamente negli occhi, cerca di allargare leggermente gli occhi, perché allargare leggermente gli occhi mentre lo guardi può far sembrare la tua pupilla più dilatata, e questo è molto attraente, perché sappiamo che la pupilla si dilata quando c'è un coinvolgimento. Salutiamo Olga, quando diciamo riesce a dilatare la pupilla, quando riesce a dilatare la pupilla ottieni dei risultati. Si interrompe lo streaming? Allora prova a chiudere, ho chiuso tutte le finestre. Oh, ma tutte le volte a quest'ora, guardate, ora va meglio, ho chiuso tutte le finestre, adesso dovrebbe andare bene, spero. Quindi questo è un punto molto importante, no? È un punto fondamentale. Ma poi il problema non è quello degli 80 grammi o 100 grammi o quanti grammi sono, è che se voi non fate niente, vi prendete solo gli 80 grammi e poi l'uomo vi manda a stendere. Se voi volete sedurre, se voi volete coinvolgere, se voi volete far qualcosa, dovete farle queste cose, sono fondamentali. Se non le fate, siete delle derelitte, siete delle poveracce, siete delle donne che verranno invitate al parcheggio del cimitero. Il problema è quello, no? Voi pensate che se non faccio questo sono... Oh, salutiamo Roxy Rosa, sono meglio. No, sei una poveraccia, sei una derelitta, riceverai solo invite al parcheggio del cimitero. Salutiamo anche Betty Cottage. E quindi questo è porta alla cantina, va bene? Quindi parlagli con interesse e con attenzione, fai domande su di lui, cerca di farlo aprire, perché se lo fai aprire gli aprirai i turbamenti, e questo è molto interessante. E poi sorridi e fai battute, anche sorridere e fare battute è un qualcosa di interessante, è un qualcosa di fondamentale. Perché verrai percepita come una persona positiva. Poi impara a gestire la prossemica, ad avvicinarti. Mentre gli parli, una persona che hai conosciuto da poco, toccagli delicatamente la mano, toccagli il braccio, dagli questi stimoli, perché in questo modo, con queste micro tensioni,
queste micro somministrazioni di tensioni emotive, riesci a entrare in una situazione molto importante, riesci a entrare, come dire, riesci a coinvolgere in modo molto profondo questa persona. La kino, come dice Crazy Robby, anche una donna può creare kino escalation, perché una donna deve dare degli stimoli e lasciare che l'uomo ci provi, perché tu non ci devi provare a livello logico, no? Se ci provi a livello logico sei una miserabile fallita. Cioè, una donna che ci prova a livello logico è una miserabile fallita. Rubate il portafoglio. Salutiamo anche Debora, invece devi provarci a livello analogico. Il problema è che molte donne non ci provano a livello analogico, magari ci provano a livello logico, e quello è un grave errore. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Poi il secondo errore è quello che dicevo, essere troppo disponibile. Essere troppo disponibile è un altro errore che le donne fanno quando sono attratte da un uomo. Questo comportamento può essere interpretato come un segno di bisogno, può essere interpretato come un segno di mancanza di autostima. È veramente deleterio, è veramente dannoso, perché gli uomini sono attratti dalle donne che sono indipendenti, che hanno una vita propria. Quando una donna è troppo disponibile, può dare l'impressione di essere bisognosa, di essere appiccicosa anche in questo caso, può soffocare, può farlo sentire oppresso, e questo può portare comunque a una relazione fondamentalmente poco, come dire, poco sana, no? Non riesci a coinvolgere, non riesci a sedurre. Questo è un punto molto importante, perché altrimenti non riuscirai a raggiungere nessun risultato. Purtroppo molte donne pensano che basti, diciamo, farsi vedere un po' bisognose e riescono a ottenere dei risultati. Invece no, devi essere indipendente. Se sei una poveraccia, se sei una nullatenente, se sei una morta di fame, avrai difficoltà ad attrarre uomini di classe, cioè a meno che non sei Miss Mondo. E allora, se sei Miss Mondo, tra l'altro, se sei Miss Mondo non sarai neanche una poveraccia, però, diciamo, o se sei estremamente seduttiva, perché poi ricordiamoci che comunque ci sono donne che riescono, anche se non hanno, diciamo, non sono magari realizzate, ma hanno una grande intelligenza emotiva. A me viene sempre in mente la Marilyn, no? Che comunque era Norma Jean, era una ragazza, una cameriera, che però è riuscita piano piano a trovare persone, che poi abbia avuto una vita sfortunata, va bene, ma anche c'è anche una italiana che è riuscita, diciamo, ad avere delle conquiste importanti, adesso non mi ricordo il nome, con degli sceicchi arabi, insomma, tutta una serie di persone, di personaggi importanti. Però è ovvio che poi ci possono essere altre problematiche, ma questo non toglie niente. Però, diciamo, tieni presente che se ti fai vedere bisognosa, donna noiosa, se sei ammignottata, donna ammignottata, donna bisognosa, donna noiosa, donna ammignottata, donna scartata. Tieni presente questo: donna ammignottata, donna scartata. L'intelligenza è fondamentale. L'intelligenza è veramente fondamentale, perché, non so se Emanuele, no, una più anziana di Emanuele Arcuri, una che ha avuto una relazione con Eric Clapton, poi ha avuto una relazione con, adesso non mi viene in mente il nome, comunque è una che non era niente di che, diciamo, però aveva intelligenza, soprattutto ha rilasciato anche un'intervista interessante, no? Questa ragazza di cui, questa donna, che credo adesso abbia più di 60 anni, è viva comunque, non mi viene in mente il nome. Ah, è Lori del Santo, bravo, Lori del Santo. Lei aveva lasciato un'intervista, lei, cioè, riusciva a imboscarsi, ad esempio, quando raccontava all'inizio, no? Riusciva a imboscarsi magari in luoghi dove c'erano personaggi importanti, no? Perché non era nessuno fondamentalmente, e poi lì riusciva a intrigare, diciamo, sì, che magari la trattavano, non è che, però è riuscita anche a sposare Eric Clapton, no? Ad esempio, che poi è morto il figlio, insomma, è riuscita a fare diverse cose. Donna leopardata, donna svilita, donna leopardata, donna... Vabbè, e comunque questo è,
Quindi l'intelligenza è fondamentale. Poi diciamo che quindi è un errore dimostrarsi come bisognose, no? Quindi gli uomini sono attratti dalle donne. Le conseguenze di essere troppo bisognosa possono essere molteplici. Intanto questo comportamento ti porterà a una relazione basata sulla tua dipendenza, il che potrebbe non essere sostenibile poi nel lungo periodo. In secondo luogo, diciamo, può portare una perdita di interesse da parte dell'uomo, che si sentirà meno attratto da una donna bisognosa, sempre disponibile per lui. In terzo luogo, potrà portare a frustrazione la donna, alla delusione, perché non si sentirà apprezzata, non si sentirà valorizzata. Devi evitare di commettere questo errore. Per evitare di commetterlo, la prima cosa, secondo me, è di diventare consapevoli di se stessi e del proprio comportamento. Se sei interessata a un uomo, non devi, significa anche essere disponibili, ma non essere disponibili ad oltranza. Insomma, le cose vanno gestite, diciamo, nel modo giusto, vanno gestite nel modo migliore. Questo è un punto fondamentale, no? È molto importante questo. E quindi come evitare, no? Per evitare di commettere questo errore, dicevo, è importante ad esempio lasciargli un po' di spazio, lasciargli del tempo, non annullare mai i tuoi piani per lui. Se tu hai un impegno, non annullarlo, ma questo vale anche per gli uomini, eh? Se voi volete incontrare una donna, vale per gli uomini, per le donne. Non annullate i vostri impegni. Io ho i miei impegni, se ti va bene è così, se non ti va bene, sai che c'è, fuori dei coglioni, me ne trovo un'altra a cui vanno bene. Cioè, chi annulla i suoi impegni, chi annulla le sue cose per un'altra persona, sbaglia. Secondo me sbaglia. Questo è un punto fondamentale, no? Ma vale per gli uomini e per le donne. Un uomo che rinuncia alle sue cose per una donna è un uomo sottone, è un uomo, come possiamo dire, cavaliere servente, no? Io, ho le mie cose da fare. Se ti va bene e ti accetti, diciamo, queste cose, bene. Se no, sai che c'è, ne trovo tante altre disposte ad accettare i vincoli fondamentalmente. Quindi, cioè, per me non è un problema, no? E voi dovete fare uguale, no? Se voi avete i vostri impegni, avete le vostre cose, non dovete cambiare i vostri programmi. Se voi, diciamo, avete i vostri programmi magari di uscire una sera, di fare una cosa, e non è che vi telefona all'ultimo lui, vi dice vediamoci e voi siete disposte, e questo è un punto importante, no? Cioè, se voi siete disposte ad annullare i vostri programmi, siete delle fallite, siete troppo bisognose. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi questo è importante. Voi non dovete annullare nulla, non essere pronti ad annullare qualsiasi cosa. Quindi dobbiamo essere concentrati sui nostri interessi, sulle nostre cose. Non dobbiamo assolutamente trascurare gli amici, le passioni, i nostri interessi. Prima vengono i miei interessi, vengono le mie passioni, poi se mi resta del tempo libero, diciamo, posso anche darti un po' di tempo libero a disposizione, ma non è che metto il mio tempo libero pro bono a disposizione. E questo è un punto fondamentale. Se no diventi un uomo sottone o una donna sottona, diventi diciamo un poveraccio, una poveraccia, un mentecatto. Quindi dipende da te quello che vuoi fare, però questo è importante. E poi flirtare con altri uomini è sbagliato, perché devono essere altri uomini che flirtano con te. Se tu vuoi creare preselezione, devono essere altri uomini che flirtano con te. E questo è importante, non tu che flirti con altri uomini che flirtano con te. E sembra una cosa simile, cioè tanto flirt c'è sempre, ma è profondamente diverso. Intanto ricorda a tutti di iscrivervi al canale di Giorgio Cameli, che non so se è ancora in chat, se vuole mettere il link, iscrivetevi al canale, ma fate una donazione anche a questo canale se volete fare una donazione per dare un contributo al canale, oppure abbonatevi al canale per dare un sostegno al canale. Ma vi ricordo che su questo canale, con l'abbonamento base, avrete la possibilità di fare, con l'abbonamento base avrete la possibilità di fare il mio seminario, che secondo me è interessante, vi dà ottimi spunti, quindi provate
a fare l'abbonamento base e a seguire un po' il seminario. Quindi comunque, dicevo, flirtare con altri uomini è sbagliato perché, diciamo, è controproducente, perché gli uomini sono attratti non dalle donne che non sono ammignottate, dalle donne che non sono azzoccolate. Quando una donna, lei, flirta con troppi uomini, dà l'impressione di essere una donna poco seria, dà l'impressione di essere una donna, diciamo, dà l'impressione di essere una donna che non sa, diciamo, fare le cose nel modo giusto. Quindi non devi flirtare con troppi uomini, cioè non devi flirtare, e devono essere gli uomini che flirtano con te. Questo è il concetto importante, il concetto fondamentale. Sembra una cosa semplice, ma quello è un errore. E le conseguenze di flirtare con troppi uomini sono, innanzitutto, questo comportamento porta all'uomo una perdita di interesse, perché si sente meno attratto da una donna che è azzoccolata, cioè potrebbe andargli bene per portarla al parcheggio del cimitero, ma già di sua iniziativa, oltre al parcheggio del cimitero, oh, salutiamo la nostra Grinettina, benvenuta anche la nostra Grinettina, e salutiamo anche Antonella. Quindi questo è il concetto fondamentale. Anche un uomo, come dice Pink, infatti è molto meglio che le donne flirtino con un uomo. Questo è fondamentale. Cioè, noi attraiamo quando abbiamo delle persone che sono attratte da noi, non noi che siamo attratti da altri. La preselezione, il concetto di preselezione, è questo. E ho capito, ma deve essere un uomo che flirta con te. Perché se tu vai a cercare, quindi, questo è molto importante, è fondamentale. Voi dovete attrarre, e devono essere altre persone che cercano voi, altre persone che vi desiderano, altre persone che vi vogliono. Allora, se succede questo, se ci sono altre persone che vi desiderano, che vi vogliono, allora va bene, non innescherete meccanismi di difesa. Non parlate del luppolo, bravo! Anche i discorsi sono importanti, come dice Giorgio Cameli. Ricordo sempre di iscrivervi al canale di Giorgio Cameli, che se metterà il link del suo canale sull'arte terapia è molto importante. Questo è molto importante. Quindi imparate a fare sì che altre persone flirtino con voi. Questo è il punto fondamentale. Perché se voi flirtate, commettete degli errori, quindi è importante essere consapevoli di sé, del proprio comportamento, diciamo, e quindi è importante, ad esempio, tu non devi flirtare con tanti uomini, ma devono essere tanti uomini a flirtare con te, perché se, come un uomo, non deve flirtare con tante donne, ma ci devono essere tante donne interessate a lui, tante donne che lo desiderano, tante donne che lo vogliono, e allora tu crei competizione. Allora tu crei sfida, allora tu crei preselezione. Se per un uomo o per una donna ci sono tante persone di sesso opposto che sono interessate, allora crei sfida, crei competizione, no? Cioè, se io ho 10 donne che sono interessate a me, creo competizione tra queste 10 donne. Se io mi dimostro interessata a 10, non valgo niente, valgo un decimo, no? Come dire, se 10 donne sono interessate a me, valgo 10. Se io sono interessato a 10 donne, valgo un decimo, cioè mi parzializzo per... Ecco, credo, ho trovato una nuova formula, Giorgio, io sono uno, se 10 donne sono interessate a me, divento 10, acquisisco 10 potenziale 10, diciamo. Se io sono interessato a 10 donne, io che vado a cercare 10 donne, acquisisco potenziale un decimo. E credo che questa sia una regola, diciamo. Adesso non so la matematica, la statistica, però potrebbe essere una regola interessante questa. Quindi quando delle persone vi cercano, paf, in un studio di vecchiette agguerrite pronte a farsi ribassare i dentieri. bravo Giorgio. Oh, salutiamo anche Manuela, diamo il benvenuto a Manuela in live. Ecco, questo è un altro punto molto importante. Poi, diciamo, in particolare, se te flirti con tanti uomini, dai l'impressione di essere poco seria. Gli uomini sono attratti dalle donne non azzoccolate. Poi, tra l'altro, poi, diciamo, non ottieni dei risultati. E poi c'è il punto 4,
essere troppo bisognose vere e proprie, non bisognose del tempo, e anche questo non va bene. Quando una donna è troppo bisognosa, dà l'impressione, come dicevo, di essere appiccicosa e di dipendere dall'uomo per la propria felicità, no? Questo fa sentire un uomo soffocato, lo fa sentire oppresso, lo può portare, lo fa sentire dentro una relazione poco sana. E le conseguenze anche qua sono molteplici, no? Intanto l'uomo perderà interesse per te, si sentirà meno attratto da una donna che è sempre bisognosa di lui. In secondo luogo, come dicevamo, sarà una relazione basata sulla dipendenza, quindi cerca di essere di concentrarti sempre sui tuoi interessi, di essere autosufficiente, di non far sentire un uomo soffocato. E poi, ovviamente sono tutte cose abbastanza collegate, essere pressanti, no? Essere pressanti è un vero e proprio turn off per gli uomini, cioè una chiusura, l'uomo si chiude, no? Vi ricordate che turn on significa accendere, turn off, qua abbiamo la nostra Ghenettina che conosce perfettamente l'inglese, quindi è giusto, no? Salutiamo anche Roberta Giraud, Mauro Mendola, e poi chi salutiamo ancora? Mi sembra che sia giusto, no? Che turn on vuol dire accendere e turn off vuol dire spegnere, e quindi o switch off, vabbè, turn off, switch off, comunque in ogni caso, adesso non so se c'è la nostra Green Apple che ci può dare la risposta, però diciamo che il concetto è un po' quello, no? Se tu sei troppo pressante, quello è un vero turn off per gli uomini. Cioè gli uomini hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di non essere pressati. Quando una donna è troppo pressante, fa pressing, soprattutto sugli uomini che sono agganciati sul desiderio, perché ancora, diciamo, e questo lo imparerete, diciamo, seguendo i miei seminari, no? Perché nei miei seminari spiego un po' l'imprinting, spiego un po' le cose, e quindi questo è un concetto fondamentale, no? Mentre invece, se voi, diciamo, non pressate, soprattutto gli uomini che si agganciano sul desiderio tenderanno a inseguirvi. Il concetto della mignoteria è quella che se tu vai deliberatamente a flirtare con tanti uomini, vieni etichettato in questo modo. Purtroppo viene etichettato in questo modo. E qua c'è una differenza un po' culturale, perché un uomo è etichettato di meno, oppure se a 50 anni vai leopardata, minigonnata con i prosciuttoni, è ovvio che questo, diciamo, ti farà anche sembrare, insomma, un po' una di quelle, no? È una di quelle. Esatto, come dice Mauro, dobbiamo dare libertà, dargli il via, dargli libertà, no? Diceva quella canzone, no? Le conseguenze di essere troppo pressanti poi portano a una perdita di interesse, l'uomo si sente meno attratto. Poi, diciamo, deve evitare questo errore, deve evitarlo. Ad esempio, non chiedere dove sei, cosa fai, cioè le domande devono essere per farle aprire, no? Le donne che iniziano a dire dove sei, cosa fai, quelle che telefonano, dicono dove sei, cosa fai, con chi sei, cosa sei, dove vai, come mai, ho sentito qua, quelle lì sono cagacazzo talmente forti che farebbero scappare un santo, no? Ci sono le cagacazzo che, che sono veramente, veramente pressanti in tutti i modi, no? Ti mandano 200 cose. Sì, devono essere tanti uomini che flirtano con te, Antonella, è diverso. Devono essere tanti uomini che flirtano con te, è diverso. Cioè, un conto è se tu vai deliberatamente a cercare tanti uomini, viene etichettata come azzoccolata. Se invece sono tanti uomini che flirtano con te e tu ti allontani un pochettino, e il flirt è un gioco mentale, però deve essere portato avanti da un altro uomo, tu devi essere passiva, devi essere soggetto passivo, non soggetto attivo, perché in questo modo lui penserà che tu interessa, cioè il concetto è, un uomo deve pensare che tu, sì, dove vai, chi sei, un fiorino, chi sei, esatto, quella che ti telefona ti dice, dove vai, cosa fai, chi sei, cioè,
Perché? Perché fai questo? Perché dici quello? Sento qua, quella roba lì è una roba allucinante, no? Le persone che fanno questi interrogatori, no? Questi terzi gradi, dove vai? Un fiorino, esatto, esatto. E questo è fondamentale, eh? Evitate di farlo, perché veramente fate scappare pure i santi. E poi anche essere criticone, è un vero e proprio turn off per gli uomini. Gli uomini non sono attratti dalle donne criticone, quelle che criticano tutti, anche gli altri, dalle pettegolone, dalle, come si chiamano, portinaie. Non devi fare la portinaia, perché se fai la portinaia, la criticona, la pettegolona, è ovvio che, come dire, gli uomini, attirerai come le mosche alle merde, sarai la merda che attira le mosche sono i catramisti. Ma se vuoi essere, diciamo, invece la farfalla, diciamo, il fiore che attira la farfalla, devi essere, diciamo, una donna riservata. Devi essere una donna riservata, una donna che non critica nessuno, una donna che sa mantenere i segreti. Questo è un punto fondamentale, no? Una donna che sa creare complicità. Gli uomini vogliono una donna che, come dire, se uno pensa che quello che tu gli dici poi andrai a spiattellarlo ai 4:20, andrai, diciamo, tutte quelle che fanno gli screenshot, no? Uno che manda un messaggio e quelle che fanno gli screenshot e lo mandano a tutte le amiche, ah, quello mi ha scritto questo, quello mi ha scritto quell'altro, e mandano screenshot a tutto il mondo. Queste persone qua, diciamo, sono povere sfigate, no? Non riescono, attireranno soltanto catramisti, attireranno soltanto casi umani, fondamentalmente, il mio caso umano. Attireranno solo casi umani, e questo è un punto. Quindi se avete a che fare, cioè se fai la portinaia, allontanerai, non attirerai nessuno. Quindi evita di fare la portinaia, evita di fare la criticona, evita di fare quella che parla, quella che racconta. E invece tanti fanno quello, no? Questo è un errore. È un errore grave, secondo me. E poi, diciamo, anche non valorizzare i tuoi punti di forza, no? È importante anche valorizzare i propri punti di forza. Cioè, concentrati sui tuoi punti di forza, sii costruttiva. Il settimo punto anche, che dicevo, è non ricercare le attenzioni, no? Cioè, tu non è che devi ricercare le attenzioni, devi attrarre semplicemente, no? Se cerchi attenzioni a tutti i costi, non è che attrai molto. Essere anche bisognosi di attenzione, no? Quelle che vogliono sempre, ma non mi hai scritto, ma sono 3 giorni che non mi scrivi, ma sono 2 giorni che non mi chiami, ma sono 3 ore che non mi chiami, ma perché non mi chiami, ma qui là, ma perché qui, ma perché sei giù, quelle che fanno, diciamo, la malgacozza e richiedono sempre attenzioni, diventano delle rompicoglioni, no? Quelle che ti mandano 500 messaggi, sono prese dalla messaggita acuta, diventano rompicoglioni. Quindi questo è, secondo me, quello che sono gli errori che devi evitare. Evita questi errori e vedrai che le cose potranno partire nel modo giusto, potranno prendere una piega migliore, insomma. Bene, nel frattempo, non a casa del Grande Fratello, esatto. Nel frattempo iscrivetevi al canale di Giorgio Cameli e iscrivetevi anche a questo canale, mettete un like e fate donazioni. Non so se Giorgio ci vuole postare il link del suo canale, perché è un canale di arte terapia molto interessante. Bene, comunque un saluto a tutti e poi ci vediamo al comunque.